L'idea del film ha camminato per un po' nella mia testa e in un po' di persone che si erano appassionate. Da una parte è stato sviluppato come fumetto da me, Mauruzzeo e Lorenzo Ceccotti in arte Lorenz. Dall'altra è stato sviluppato come un film da tutto il gruppo di Lock and Valentine, da Ivan Silvestri il regista e dal gruppo di Sky e dalla Bonelli che con questo film esordisce con la sua prima produzione cinematografica e è stato sviluppato come film. La cosa interessante è che a fronte dell'idea iniziale, poi il gruppo fumetto e il gruppo cinema hanno portato avanti due storie che sono simili ma raccontano in realtà cose molto diverse. Il lavoro sul fumetto è stato diviso in due fasi. Il primo tempo è ambientato completamente di notte. A Lorenzo abbiamo dato proprio la limitazione di darci una notte vera, per far perdere qualsiasi punto di riferimento alla protagonista della nostra storia. Allo stesso modo, nel secondo volume, in cui andiamo a raccontare il giorno terrificante sotto il sole più bruciante, che rende ancora peggiore la sfida di Sandra, Lorenzo ha voluto raccontare tutti i colori del deserto. Quando sono andato a girare il film, perché sono stato sul set di tutte le riprese, io sono tornato a Roma a disegnare il fumetto. Ero carico di immagini che volevo riportare su carta. L'automobile, diciamo, ha avuto uno sviluppo all'inizio concettuale e poi da un punto di vista pratico si è scontrato chiaramente con quelli che erano i limiti produttivi a cui potevamo accedere. Lorenz è un grandissimo fumettista, ma era anche quello che stava nell'officina a Los Angeles, dove è stata costruita la Monolith, a progettare con i meccanici come la macchina doveva funzionare. Progettare intendo non faceva solo i disegni, stava proprio lì a studiare i piani elettrici, i circuiti. È interessante che io abbia disegnato le prime 30 tavole del fumetto con un'altra automobile e nel momento in cui poi ho realizzato il film mi sono accorto che potevo raggiungere un'automobile migliore e soprattutto ne ho realizzata una completamente diversa, sono tornato al fumetto e ho dovuto ridisegnare tutte le automobili presenti in quelle prime 40 pagine e il risultato finale secondo me è molto migliore di quello che ho fatto per il fumetto, cioè sono molto più contento dell'automobile che si è scontrata, diciamo, con i limiti industriali perché ne ha creato una versione che è estremamente più verosimile.